nostra classifica e per i nostri obiettivi di quest'anno, perché questa è una vittoria fondamentale dove lui ha messo del suo, insieme alla squadra, secondo me, ma dove lui ha messo del suo. Si possono riprendere tutte le mie interviste, si può andare a riparlare, a riguardare tutto quello che ho detto. Io, quando ho incontrato Francesco, gli ho detto quello che era la mia idea, quello che era il mio pensiero, e poi in tutto quello detto c'è anche lì, c'è il fatto che io gli do una mano a fare quello che lui vuole fare. Se lui ha un comportamento corretto dentro la squadra, come ha sempre avuto, che stimola poi o che dà un sostegno, una spinta, che mette a disposizione la risorsa quale è lui per la squadra e per i nostri risultati, io quando arrivo in fondo faccio quello che lui vuole fare. Io voglio vederlo felice, io non voglio andare ad essere quello che ha tolto qualcosa a Francesco. Però è un problema, perché poi quando ma questo, ma quest'altro, tu rispondi facendo questo lavoro e avendo questo ruolo qui e sembra che tu sia contro, perché viene fuori quello. Però quando ho bisogno io lo uso, come ho fatto stasera, come ho fatto l'ultima partita, e quando fa gol è quello che spero che faccia, perché voglio vincere e voglio arrivare in Champions, perché il nostro obiettivo è questo. Per cui se lui ora, quando sta arrivando a fondo, come ho sempre detto, dice io voglio ancora fare il calciatore, come la pensi? Io vado al presidente e sto con Francesco, non ci sono problemi, come ho sempre detto, perché si possono risentire tutti. La Roma è una buona squadra e lei molto spesso sa far giocare bene, però alle volte il gioco non basta per avere la meglio sugli avversari, e lì ci vogliono le giocate. Ecco, l'unico difetto che le trovo personalmente è che aspetta un po' troppo ad affidarsi alle giocate. Lei è un amante del gioco. No, questo è giusto, su quanto l'ho usato, stasera l'ho usato sicuramente poco, però c'avevo delle motivazioni, perché guarda, che ti faccio una confidenza, ho detto anche in televisione, stasera quando la squadra era a scaldarsi io sto dentro lo spogliatoio, naturalmente con quelli poco contenti, perché non scelgo, perché lì è un recinto difficile in quel momento lì, perché sono quelli che tu ha fatto sta fuori. Francesca era sul lettino massaggio, sono passato per andare da un magazziniere e che me le faccio le caviglie o no? Secondo me tu fai bene a baciatele, gli ho detto, perché poi l'intenzione era quella. Io sapevo stasera era una partita un po' difficile per noi, perché ho guardato l'ultimo che ha giocato in Torino e se n'è andata a vedere, la squadra che sta bene fisicamente, ha passato un momento di difficoltà, ma ora è proprio nel meglio, ha ritrovato l'entusiasmo, ha ritrovato. Noi invece dagli ultimi due pareggi, tutti questi discorsi che sono successi questi giorni qui, alla nostra squadra, la nostra squadra non ha il carattere per sostenere una situazione di questo genere, o perlomeno non si trova a proprio agio la nostra squadra in una situazione di questo genere. La nostra squadra si trova bene nella mezz'ora finale della partita dove il pubblico partecipa, no, però bisogna avere pubblico, noi ci vuole la curva piena, ci vuole. Allora te la faccio vedere. Se noi si avesse lo stadio pieno, vi faccio vedere la Roma. Poi con Francesco in campo raddoppia, sono due stati, non due curve sud, in tutto doppio, da un punto di vista dell'entusiasmo e della partecipazione.